Da quasi due mesi è chiuso per ragioni di sicurezza il ponte di Fiorano che attraversa la statale della Valesseriana e proprio in questi giorni il sindaco di Fiorano Andrea Bonandrina ha eh, voluto diffondere un comunicato per aggiornare sulla situazione. A che punto siamo? Sì, ritenevamo eh, giusto informare la cittadinanza a seguito proprio anche delle numerose richieste pervenute, la cittadinanza ma anche i numerosi fruttori di, di quel tratto di strada che ha sicuramente una valenza sovraccomunale. Eh, questo per, per raccontare come stanno le cose, ma anche per non dar seguito a informazioni non attinenti alla realtà. Eh, abbiamo dovuto confermare, nostro malgrado, l'ordinanza di chiusura eh, del, di, di quel tratto di strada, del, di quel, del, appunto del ponte, eh, proprio perché è il primo sopralluogo fatto da parte dell'amministrazione comunale, che subito si è attivata per garantire, in, prim in primo luogo, nonostante la non competenza, la sicurezza pubblica eh, ha dato esito negativo in quanto non era possibile eh, stabilire subito con certezza la, le condizioni di, di sicurezza presenti ancora e quindi la possibilità di revocare l'ordinanza. Eh, pertanto qui si è deciso di non revocarla eh, e di proseguire. Abbiamo subito contattato ANAS, eh, i quali ci hanno, ci hanno confermato la volontà di fare questo sopralluogo, eh, questa ulteriore indagine, questa ulteriore verifica, avvalendosi anche dei documenti progettuali utili per poter poi eh, capire se le lesioni attualmente riportate al ponte, sulle travi appunto, laterali nella fattispecie, eh, sono tali da poter eh, far venire meno le condizioni di sicurezza. Parallelamente, altra notizia importante, hanno già hanno fatto richiesta alla, alla sede di Roma, eh, hanno fatto richiesta di, di inserire l'opera all'interno del piano dei lavori del 2022 di ANAS. Quindi, stanno attendendo risposta per poter poi dare il via alle ulteriori indagini e agli studi progettuali, tali per poter eh, risolvere definitivamente il problema. Quindi per la riapertura non si prevedono tempi brevi, eh, ricordiamo però quali sono le alternative al ponte. Sì, di alternative eh, abbiamo a un chilometro lo svincolo di Vertova eh, oppure si deve, eh, si deve percorrere la strada fino a Gazzaniga per poi ritornare. Eh, sappiamo che qualche disagio c'è. D'altronde, è una cosa che non abbiamo voluto e stiamo cercando di porre rimedio il prima possibile, anche interloquendo costantemente con, con ANAS. Ecco.